il medico di medicina generale è considerato un medico di serie B. È un problema culturale. Gli orari si allungano ben oltre quelli scritti sul cartello fuori dalla porta. C'è scritto che io sono aperto dalle 3 alle 6. Non me lo ricordo neanche più perché sono qua dalle 9:30 e sicuramente rimarrò qua fino alle 8. Mi sono laureato a ottobre del 2019. Ho cominciato questo lavoro a maggio 2020 perché questa zona era carente in realtà da diversi anni e quindi la TS di Milano cercava medici. Il medico di medicina generale è considerato un medico di serie B, passacarte, uno che deve mandare dallo specialista e poi fare le ricette che sono state fatte dallo specialista. È un problema culturale. Non avevo trovato una branca della medicina per la quale ero particolarmente appassionato e trovavo invece la passione più grande nelle persone. Sono felice della scelta che ho fatto. I pazienti danno tante soddisfazioni quando si sentono ascoltati, per esempio anche banalmente quando vengono a portarti una brioche. Stamattina una paziente mi ha portato un caffè qua e quindi ce lo siamo presi insieme. Non stacchiamo mai gli orari di studio, si allungano ben oltre quelli scritti sul cartello fuori dalla porta. Che oggi, per esempio, c'è scritto che io sono aperto dalle 3 alle 6. Non me lo ricordo neanche più perché sono qua dalle 9:30 e sicuramente rimarrò qua fino alle 8. La TS di Milano ha recentemente chiesto ai medici di medicina generale della zona di aumentare il massimale da 1500 a 2000 pazienti, quindi un aumento del 30%. Bisognerebbe un po' rivoluzionare la medicina generale o comunque riorganizzarla per permettere al medico di fare il proprio lavoro e quindi non stare dietro semplicemente a tutta questa burocrazia. Dal punto di vista del Covid, ricevevamo veramente centinaia di chiamate. Io non ho fondamentalmente fatto ferie, nel senso che anche quando ero chiuso dovevo rispondere al cellulare. Mi ricordo un paziente che sono andato a visitare a casa e, con una bruttissima polmonite. Abbiamo direttamente chiamato il 112 e sono stato lì fino a quando l'hanno portato via e dopo poco tempo non se n'è andato, non ce l'ha fatta. Fortunatamente poi sono arrivati i vaccini e è cambiato veramente tutto.